Il presidente Fraizzoli batte nervosamente i piedi e pregusta l'incasso record, ben 848 milioni. Ed eccoli i protagonisti, l'atmosfera è natalizia, arance dagli spalti, panettoni sotto il braccio. Tante battaglie, c'è ora la guerra per questo Inter Juve, tu sei soldato o generale? Proviamo generale. No, è logico esattamente che sia arrivato in panchina oggi perché sono 40 giorni dopo l'operazione, quindi non è da tutti i giorni essere in campo. Così Müller e Cabrini prima di un incontro nervoso, spigoloso e deludente, anche se disputato con agonismo e determinazione. Il primo tempo fila via decisamente noioso, Juventus senza Cabrini e Rossi, Inter che rinuncia a Beccalossi in panchina e ben presto all'infortunato Bergomi, sostituito dall'ottimo Ferri. L'unica parata impegnativa è di Zoff, coi pugni su tiro da fuori di Marini, invitato dal tacco di Hansi Müller. È il 27. Solo Tardelli ha un pensierino per Gordon. Magni, ti sei dato molto da fare questo primo tempo, una partita scorbutica, molto fumo e poco arrosto tutto sommato. Sì, esattamente, ha detto bene, direi che è una partita giocata sui nervi e a centrocampo, grosse occasioni non ce ne sono state, però direi che l'unica grossa occasione l'abbiamo avuta noi, l'unico tiro in porta. È un grosso, direi una grossa partita di centrocampo, si vedrà nel secondo tempo, speriamo che vada bene. Però per quanto riguarda il primo tempo si può dire che è una partita piacevole perché è molto combattuta. Ossia, quando una partita così agonisticamente forte come questa, è chiaro che qualcosa ci si rimette sul piano del gioco. Certo. Una partita abbastanza nervosa, certo. Tutte e due le squadre, anche sentendo il risultato di Avellino, evidentemente vogliono vincere. Vogliono vincere, afferma Bearzot, ma l'impressione è che a Trapattoni stia benone il pareggio, anche se Gentile prova a fare il pieno. L'Inter osa un po' di più. Ecco Hansi Müller nel pezzo preferito. A movimentare le acque pensa Furino. Già acciaccato, reagisce ad Altobelli e rimedia l'ammonizione prima di cedere il posto al biondo Bonini. Sono forche caudine per il capitano e non solo per lui. Beppe, si prendiamo delle pietre, eh? Sì, ma questo è il nostro lavoro, il tuo capo è il mio qua. Che è successo, Beppe? Mi sono stirato. È difficilissimo, vai spogliatoio. Non sei molto amato a San Siro, mi sembra. No, ma d'altronde è la Juve che non è amata, quindi io in effetti rappresento un pochettino, non il simbolo, ma da tanti anni che sono la Juventus, quindi mi identificano. Se sei bello ti tirano le pietre. Furino forse non lo è, ma gli arrivano lo stesso. Per Beccalossi invece acclamazioni all'unisono. Marchesi si commuove, lo utilizza richiamando Juari. È un'iniezione di estro che stimola Müller ed Altobelli. Del centravanti il colpo di testa. Spillo ci riprova, segue una caparbia azione di Beppe Baresi che soffia palla a Marocchino, ma sciuba così l'occasione più ghiotta. Zoff mette il secondo regalo insieme al panettone. Ventesimo della ripresa, 0-0, partita dura a centrocampo, ti vedo molto molto agitato. Beh, è una partita importante, mi sembra che la squadra è concentratissima, è molto determinata, così pure l'Inter, quindi è una partita assolutamente che viaggia su livelli agonistici altissimi. Oh, per noi siamo in trasferta, quindi è un fatto che finora non abbiamo affatto demeritato, anzi mi sembra che il pareggio sia più che giusto. Pareggia anche la Roma Avellino. Sì, era quanto speravamo noi. L'Inter lievita nel finale, ma Altobelli non trova la giusta coordinazione al 40esimo e poi in acrobazia a un minuto dal termine. Finisce 0-0, un risultato più utile alla Juventus che non ai nerazzurri. Marchesi soddisfatto a metà, sta bene così il risultato o no? No, qualcosa di più potevamo avere, soprattutto perché abbiamo avuto un paio di buone occasioni che non abbiamo sfruttato. Comunque la Juventus è sempre un avversario.